sul teatro. Che trovavamo sui piatti sicuri. C'è chiamato elettrico? No, insomma, che avete recuperato voi l'altra volta, grazie all'intervento della Lega Roma e che della Bragantini, probabilmente io te la mia vittoria. Dai, te lascio il punto di domanda. Te lascio il punto di domanda. Non si sa, non si sa, apri una sala. Va bene, la mia dichiarazione di voto è una dichiarazione di voto già espresso Simone, quindi di astensione, perché diciamo così che vale prendere quelle che erano un po' le decisioni fatte dal commissario e da quello che non è l'amministrazione mondiale. Vedremo le mie leggi. Grazie. Grazie per l'intervento, prego. Allora, io non ho mai amministrato, per cui parlo con più persone in Italia come a un certo punto di vista da profano, però mi sono fatto alcune considerazioni in merito. Partirei da alcune considerazioni da bilancio per poi arrivare anch'io alla mia dichiarazione di voto. La prima cosa che volevo sottolineare un po' è già stata sottolineata anche dal sindaco, il fatto che il rientro è dovuto in gran parte, se non del tutto, da questi trasferimenti e soprattutto da una condizione temporale per il rientro. Cosa voglio dire? Che sono rientrati, sono stati trasferiti adesso questi soldi qua, per cui ben venga, ed era auspicabile che rientrassero, e c'è l'amministrazione mirando al posto giusto nel momento giusto. Quindi questa è una prima considerazione. La seconda considerazione, non mi dilungo più di tanto, la seconda considerazione parte dal fatto della verifica sul bilancio 2011. Io stavo guardando, sempre comunque da profano, vedo che tra i stanziamenti e i pagamenti delle spese ci sono i pagamenti 291.827,28 euro. Mi pare, in proporzione agli stanziamenti, che questa cifra qua sia molto ridotta, cioè mi fa pensare che non siano stati fatti i pagamenti, e un po' il fatto del rientro sia anche dovuto perché non facendo i pagamenti la cifra rimane nelle casse. Questo vuol dire che comunque, come dicevi Flavio, è vero, non sono state probabilmente pagate tutte le competenze della piazza, però l'amministrazione Olivieri, che io dico sono in antifezzi, quindi la mia amministrazione è diversa, l'amministrazione Olivieri aveva optato per portare avanti determinati pagamenti, e io come consulente del lavoro, parlo da tecnico qui, vedo molte ditte in difficoltà o che falliscono perché non rientrano i pagamenti dalle amministrazioni pubbliche. Questo è una sfasatura, è una considerazione, però dico, allora è stata fatta una scelta etica a scapito di una scelta tecnica. Si può anche discutere su questo, è stata una scelta. Posso dire che non ero riferito. Non era riferito a Dopo. La terza considerazione è su una scelta politica fatta da questa amministrazione. Guardavo la voce, il capitolo delle rette scolastiche e dei proventi asilo nido.
Allora, anche qui vedo che gli stanziamenti erano di 50.000 per la rete scolastica e 105.000 per i proventi asilo nido. Tutte e due sono variazioni di diminuzione che dovrebbero essere delle entrate. Allora, anche qua io mi sono fatto una considerazione. Nonostante ci sia stato da parte del commissario e dopo mantenuto da questa amministrazione un aumento delle rette, che hanno comportato comunque una diminuzione delle iscrizioni, questo ha anche comportato una meno entrate da parte del comune. Quindi non so, potrebbe essere, la butto lì, discutibile una scelta politica quella di aver mantenuto alte le rette e facendo sì che non ci fosse, perché comunque non mi pare che ci sia stato un deficit demografico, penso che si siano allontanate le famiglie dall'asilo, quindi le rette vengono entrate. È una considerazione anche questa che faccio, probabilmente io mi auspico ovviamente che si rientri anche con gli ultimi 24.000 euro che rimangono e da questo punto mi auspico anche che l'amministrazione, come era stato un po' accennato prima dal sindaco, cominci a guardare in avanti. Ormai non è più tempo di guardare a quello che è stato fatto o non è stato fatto, ma di guardare avanti. Ormai non ci sono, secondo me, più alibi, ma adesso staremo a vedere cosa questa amministrazione potenzialmente potrà fare. E in particolare io volevo lasciare due proposte da discutere, eventualmente da portare avanti anche nelle linee programmatiche una volta che si è rientrati, che sia nel 2012, che sia nel 2013, maggiore attenzione alle famiglie, perché comunque mi risulta che anche se si era parlato in una, con l'assessore Brunelli in qualche consiglio comunale fa del discorso anche dei test scolastici, mi risulta che dal 2009 adesso, guardando gli atti, sono aumentati di circa 300 euro. Dai 110 a i 105 più 50, 155 a 267 più 200, 467. Quindi insomma per una famiglia possono essere soldi, quindi maggiore attenzione al sociale e soprattutto a un'opera che penso che tutti i cittadini di Nogara abbiano, ne sentano il bisogno, che è l'acquedotto. Questo è un po' quello che penso. Do comunque il beneficio del dubbio perché comunque il mio rientro c'è stato e giudicherò in maniera più consona probabilmente l'anno prossimo, quindi anch'io mi astengo e lascio anche questo augurio qua dicendo che gli uomini vincenti trovano sempre una strada, i perdenti trovano sempre una scusa. Questo è stato quindi bisogna scusare? No, io ho lasciato l'augurio. Quindi invito l'amministrazione tutta a mandare
documento come quello fatto all'inizio del mandato, dove si esplicitava bene, diciamo, quello che era stato fatto prima. Adesso invito, appunto, con numeri alla mano, a dire alle persone: siamo rientrati, abbiamo fatto questo, questo e questo, così, insomma, secondo me è un atto che bisogna fare. Impegno. Grazie signor Presidente. Poi ti chiedo anche da te. Beh, ma io, vedi, è un po' che te lo chiedo, non è da adesso. Non possiamo parlare perché io pure. Insomma, ti te lo fai quando te vuoi chi. Quindi dico che per la trasparenza che spesso e volentieri citi, è giusto che fai questo. Perfetto. Poi se riesci, fai una bella pagina anche sul sito del comune e inserisci tutti i documenti, così magari anche un cittadino qualsiasi, tra virgolette, cioè se sono investito in nessuna carica pubblica, può andare a vedere i conti del comune suo. Insomma, ecco, credo che iniziare anche sulla strada dell'open data sia una bella cosa, perché ci sono già delle iniziative molto interessanti per questo. L'ultima cosa che mi sento di dire è questa: vi do atto che, insomma, appunto, come ripeto, state rientrando. Adesso basta, scusa, se deve cominciare a un segno tangibile della presenza vostra dall'anno prossimo, e visto che, insomma, non, seppur non tantissimo, ma qualche schermo, insomma, qualche tanto di, visto che, insomma, cominciamo ad entrare, ti farò tutta una serie di proposte che spero valuterai molto bene. Cerco sempre di farti proposte a costo zero, però non sempre è possibile, e quindi ti proporrò un sacco di cose per l'anno futuro. Il mio voto è di astensione, è chiaro. Com'è? No, come ti ripeto, ti do atto che stando ai numeri stai rientrando bene, ho piacere, perché così vuol dire che si può cominciare a fare degli investimenti per il paese. Il paese ne ha immensamente bisogno, perché è un paese messo veramente male dal mio punto di vista su tutti gli aspetti, sociale, urbano, tutta una serie di cose. Come ha detto Marco, anche patrimoniale, perché è una situazione molto, molto precaria, non imputabile a voi, cioè non è una cosa che si fa anche da tempo, se certi versi. Perfetto. Questo è, come ha detto Fezzi, lo faccio io, un augurio di, cioè, che adesso se comincia a lavorare e fare le cose che va fatta. Mi riferivo a quando mi stava a fare il Simone, che in una seduta, forse la prima o la seconda, quando si era scoperto dopo alcuni mesi che il patto di stabilità era stato sforato, perché giustamente prima siamo andati sull'argomento, siamo andati in campagna elettorale in cui le minoranze sapevano di aver sforato il patto, ma la maggioranza no. E quindi il paese è rimasto in una sorta di bolla, no? Così di ignoranza, di limbo, dove alcuni dicevano si è sforato il patto, altri no, l'entità non si sa, noi sapevamo esattamente al centesimo quanto si andava a sforare. Quindi lo stupore poi dell'allora sindaco Falco è stato sì sul giornale, insomma, virgolettato, ma noi sapevamo cosa si andava incontro. Era una cosa veramente, diciamo così, che si sapeva da tempo. E in questo consiglio, allora consigliere Olivieri, rispondendo al discorso, appunto, di questo patto di stabilità appena sforato, ha detto: sì, è vero, abbiamo sforato il patto, però è anche vero che abbiamo pagato tutte le aziende che hanno lavorato con la piazza. Le aziende sono composte da uomini, gli uomini di solito hanno anche una famiglia, e quindi non potevamo lasciare al freddo e al gelo durante l'inverno le famiglie di queste povere imprese. Fin qua tutto bene, se non che a distanza poi di un anno e passa veniamo a conoscenza che quelle imprese non sono state pagate del tutto, che abbiamo ancora qualche diciamo così consulente della loro amministrazione che ci sta facendo causa perché pretende i soldi ancora della rotonda. Ok? Quindi quando si dicono e si fanno certe affermazioni è vero che siano corrette e precise, e anch'io sono per la trasparenza. Però bisogna perlomeno dire chi se l'ha pagato,
e cade qua, altrimenti si crea confusione. Sto riferendomi a quando c'eravate voi. Quando c'eravamo noi, che era dall'altra parte, qualche dubbio era non chiederti. E adesso? E questo ti concessi, però io in quel consiglio ho sentito benissimo che tutte le ditte che avevano lavorato per la piazza erano state saltate. Purtroppo è vero che il discorso di pagamenti li devi anche posticipare se non hai cassa, ok? Quindi è chiaro che il bilancio non è un bilancio che a fine anno dice può andare a avere, adesso sono tutti a pari. È sempre appunto un bilancio che si porta avanti anche nel tempo con certe voci. È anche vero che magari devi riscuotere dei soldi, dei contributi, dei lavori fatti da questa amministrazione, magari li ricevi dopo. Succede, non è che mettiamo l'automo alla fine o inizio a fine anno. C'è un qualcosa che si trascina nel tempo. Qui purtroppo abbiamo delle situazioni, ci troviamo con delle situazioni che si trascinano ancora dai lavori fatti all'autore, in alcuni casi. E vabbè, questa era la risposta per dire no, tanto e chiudere così l'argomento. Poi mi fa piacere che abbiamo un consigliere del PD, perché pensavo che fosse un consigliere che si era per Nogara, ho letto invece un volantino che sei della lista del PD praticamente, giusto? Corretto, quindi alla fin fine vedo che si scrive, Adesso bisogna parlare del PD. No, rispondo a grandi pezzi, no, perché no, me ne sono accorto solo in Italia. Che volete, che dovremmo le interrogazioni, non c'è delle cose.
decisione che sembra che sarebbe stata anche tutto sommato costruttiva. Io ho consegnato questa nota della Corte dei Conti, l'ho consegnata a tutti i capigruppo, credo sia significativa perché poi al di là delle discussioni, la Corte dei Conti ci ha chiesto una serie di discussioni, abbiamo dovuto rispondere tre volte alla Corte dei Conti per le questioni del 2009 che ci interessavano relativamente, ma comunque vabbè, dovevamo l'ufficio. Abbiamo già la risaglia su alcune questioni del 2010, che sono, credo, ancora più interessanti, ma questo lo discuteremo, non riguardo neanche voi. Vedremo un attimo cosa succederà. Prendiamo atto della discussione, andiamo adesso in votazione della delibera di assestamento generale del bilancio 2011 con l'esercitore davanti al 2010, favorevoli? Immediatamente eseguibile, sì. 9, no, punto 3, abbiamo approvazione del nuovo regolamento del funzionamento della biblioteca comunale, l'assessore. Sì, allora è stata fatta una revisione del precedente regolamento della biblioteca, per aggiornarlo, diciamo così, con i tempi, ma era un regolamento da circa 10 anni che risultava non adatto alle esigenze che ci sono adesso per la biblioteca. E devo dire che questo è frutto del lavoro tra il gruppo di lavoro che è stato nominato qualche mese fa e l'assessorato della cultura, con la collaborazione anche dell'assessore Massignano, del consigliere Massignano. Ecco, il significato fondamentale di questo regolamento è che si vuole dare via libera a una serie di, diciamo così, di servizi anche all'utente, che vadano un po' ad abbattere quel muro che si era creato forse negli ultimi anni tra utente e biblioteca, e che vede la biblioteca magari un'entità un po' come a sé stante, che invece dovrebbe essere un po' più all'interno della vita del paese ed essere un po' più il motore culturale del paese. Questo è il nostro obiettivo, mi auguro che sarà raggiunto, ci stiamo lavorando tutti i giorni e credo che, insomma, già il fatto di modificare il regolamento, dare maggiore dignità ai volontari, e che, ecco, anche questo è un aspetto molto positivo che ho rilevato, per esempio il fatto che al nostro appello di ricerca volontaria per aprire per esempio il sabato mattina e per fare anche altri servizi che partiranno a breve, c'è stata una grossa risposta di persone, e quindi questo è un dato significativo che dà l'idea di come comunque la biblioteca e la cultura in generale sia ancora vista dalle persone come un aspetto fondamentale della vita sociale del paese. Ecco, io lascerei la parola anche al consigliere Massignano, magari può spiegare meglio le parti che sono state modificate, le parti funzionali che sono state modificate per il regolamento. Okay. Allora, il regolamento di gestione della biblioteca è stato rivisto e risaliva con l'amministrazione Rodi, non è stato modificato molto nel contenuto, però sicuramente nella forma, perché prima risultava disordinato, invece adesso comunque è stato diviso per titoli e quindi è un po' più facile da leggere. Diciamo che il punto più nuovo è sicuramente l'articolo 27, in cui si parla del servizio wireless, perché da giugno è attivo all'interno della biblioteca il servizio di connessione wireless, che adesso ha finito una prima fase di monitoraggio e grazie a, comunque, l'aiuto dei volontari riusciremo comunque a potenziare il servizio. Come ha detto giustamente Poltronieri, all'interno del regolamento si dà più dignità ai volontari, che comunque non era ben specificato il loro ruolo all'interno della biblioteca. E sicuramente anche il gruppo di lavoro sta lavorando bene e ha la sua importanza. Voglio dire che all'interno della biblioteca sarà riattivato il servizio di fotocopie, che in questo ultimo periodo non era attivo, e anche per quanto riguarda l'armamento periodici. All'articolo 2 si dice comunque la biblioteca comunale Novara assume proprio il singolo associato a prodotto come stesso, prevediamo di fare un patto di concorso
per la creazione di un logo apposito per la biblioteca, visto che ne è sprovvista. Quindi insomma cercheremo di fare il comando al più presto. Come ha detto giustamente Marco, è volontà dell'amministrazione l'apertura del biblioteca il sabato, perché insomma sicuramente sarebbe più facile per chi va a lavorare, anche per chi studia, frequentare la biblioteca di sabato. Se non sarà possibile con, attraverso comunque la bibliotecaria, lo può fare con la seconda. Niente, infatti voglio ringraziare già in principio chi ha dato la disponibilità, perché comunque offrono un servizio gratuitamente, però sono molto importanti. Il resto più o meno vi ripeto, il contenuto non è cambiato anche da quello prima, però è stato un po' più situato. Qui sì, mi confondo una cosa prima che vi ho visto vedere, che il 18 dicembre ci sarà, adesso verrà fuori anche penso comunque con le locandine delle feste, sarà un pomeriggio dedicato al ricordo di Lisa Masini all'interno della biblioteca verso le ore 16:30. Il quale sarà la qualche poesia e dare un conoscimento ai suoi eredi. Quindi vi invito anche fin d'ora a partecipare. Prego. Ma ora che il regolamento non ci vede nulla di strano, ma sarebbe interessante avere quello prima. Sì. Sì, ma che mi ha dato un adesso per regalarlo. Ma a disposizione che cosa? No, io, però se tu me lo legavi agli altri, Marco, noi guardavamo i momenti che ho fatto te. Sì, voglio dire, però, se tu allegavi le variazioni che avevi fatto con il precedente regolamento, magari si capiva niente contrario su questo, sì, sì. Solo che uno se legge questo va bene per forza, perché non ha, nessun, non ha un altro con cui confrontarlo. Io, questa è la sua osservazione. La cosa che ha detto Maurizio era quella che avrei detto anch'io in partenza, perché la cosa strana di questo punto è che manca una delibera, cosa comunque in tutti gli altri punti è sempre presente la delibera all'accompagnatoria del punto che si va a discutere, e soprattutto effettivamente tutte le volte, l'ultima, lo scorso consiglio comunale, quando siamo andati ad affrontare il regolamento delle Cucisi, c'era effettivamente da una parte la colonna con il regolamento vecchio e dall'altra parte il regolamento quello nuovo. Penso che sì, insomma, la visita per poter confrontare, anche se dopo abbiamo sentito questa sera, ma solo questa sera, che nel dettaglio è cambiato veramente poco, sembra quasi una modifica più che altro di come è messa giù, di come è messo giù il contenuto, però effettivamente si poteva. Scusate, interrompo, in cartellina c'è il regolamento operato. Non c'è il regolamento. Siccome abbiamo fatto una scelta di avere per eliminare la carta, siccome abbiamo fatto una scelta, dicevo che siccome abbiamo fatto la scelta ancora nel primo consiglio comunale di andare ad avere solo le comunicazioni comunque in posta elettronica, in modo tale da eliminare sia la perdita di tempo per il personale, anche l'utilizzo di carte e i costi derivanti. Noi da quello che abbiamo letto lì abbiamo letto solo la versione definitiva, non sapendo se fosse quella aggiornata o quella comunque ancora vecchia. Quindi questo qua non penso che sia il modo corretto di portare il punto. Un'altra cosa che mi sento solo nei contenuti, c'è il voto favorevole da parte nostra, quindi niente da dire, noi ci troviamo nell'articolo 18. Leggo testualmente: eventuali doni e lasciti di materiale librario non destinati alla biblioteca vengono accettati dall'amministrazione comunale sentito il parere tecnico del bibliotecario e del gruppo di lavoro. Questo è l'unico accenno che si dà effettivamente al gruppo di lavoro, perché abbiamo saputo ovviamente che c'era la richiesta di formazione ancora qualche tempo fa, però mi aspettavo, data l'esistenza adesso di questo gruppo di lavoro che entrerà effettivamente a regime o l'ha già iniziato a fare, anche nello stesso regolamento comunale, anche per capire questo gruppo di lavoro come si interfaccia con l'amministrazione comunale, se ha delle competenze esclusive, che modo ha di confrontarsi con l'amministrazione comunale. Qua c'è proprio un passaggio dove si capisce per caso che esiste, però non si capisce nient'altro di